Benvenuti a Riperiani, lo show che vi insegna a produrvi da soli, dato che le case discografiche ci hanno abbandonato a noi stessi, ma noi ce la caveremo da soli. Oggi saremo un po' tamarri perché mi hanno richiesto in un paio di persone sulla mia pagina di Facebook, che è chiocciola Riperiani, il wobble, cioè quel basso che fa wow 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 wow, tipico della jungle o della drum and bass o della dubstep, che va molto di moda sia nel campo pubblicitario che nel campo dei DJ. Ricordiamo Skrillex e pochi altri, in realtà è Lucy Boss, si sente solo lui, gli altri che cazzo fanno? Signori, scusate un po' di fruscio, ho il ventilatore acceso e il clima, perché veramente oggi si muore. Abbiamo qui il nostro santino di Skrillex per aiutarci in questo wobble, e vi farò vedere due modi. Uno gratis circa e l'altro a pagamento, se non sapete cosa vuol dire torrent. Allora, il VST per eccellenza per fare i wobble è il Massive della Native Instrument. Non penso così tantissimo, costa sul centinaio di euro secondo me, standalone, senza tutto il pacchetto gigante totale. Lo attacchiamo come sempre al MIDI Alesis All Channels, questo è il mio caso chiaramente, e fa questi fantastici suonini un po' del cazzo. Da questo tireremo fuori un wobble, ok? Allora, iniziamo innanzitutto ad andare nell'ottava giusta. Ad esempio, io metto un MIDI Transpose. Chiaramente lo metto prima del Massive e scendo di meno 12. Meno 30. Questo dipende dalla vostra tastiera. Io perché semplicemente non ci arrivo e allora metto il MIDI Transpose. Però intanto avete imparato una cosa nuova. Il MIDI Transpose vi permette in tempo reale di trasporre la vostra tastiera in modo molto semplice, proprio a semitoni e col moltiplica. Una volta fatto questo, facciamo un po' di shaping del suono. Ad esempio, io accendo anche il secondo oscillatore. Facciamo un suono un po' più ricco, poi io metto dopo il Massive un R-Bass, che è un exciter per le basse frequenze, in modo da pompare un po' il suono sotto. E in questo momento abbiamo una bassline normale. Facciamo il wobble. Allora, ci servirà un filtro passabasso, che andiamo a selezionare. Quindi vi faccio sentire che cos'è questo. Cutoff, e lo andiamo a muovere con l'LFO numero 5. Quindi prendiamo il collegamento, lo tiriamo sull'SC del cutoff e poi tenendo premuto, andando verso l'alto, gli diamo quanto movimento deve dare al cutoff. Una volta che l'abbiamo selezionato, usiamo il rate per fare il wobble. Possiamo chiaramente scegliere quanto scendere o di quanto farlo profondo. E giocare con il rate. Un altro modo di giocare con il rate un pochino più intelligente e musicale è quello di attivare il sync e disattivare il pos. In questo modo noi avremo la battuta intera, i quarti, gli ottavi, i dodicesimi, quindi le terzine, le quartine, fino a un trentaduesimo, che comunque è un wobble troppo veloce. Però se noi giochiamo, ora io non sono capace, non è il mio, però questa è l'idea base per un wobble con Massive.
Un'altra cosa che vi consiglio è che una volta che voi muovete questo parametro, poi potete dire a Reaper di dire parametro show track envelope e voi avrete il parametro della velocità di wobble in sessione. Quindi voi potrete anche decidere, ad esempio, di fare delle automazioni molto semplici di questo tipo, ad esempio, che vi possono andare a portare ad avere un risultato in sessione. Ora attaccherò un ritmo veramente casuale, io sono a 120 di metronomo, che non è proprio drum and bass, però se prendiamo un drums, per farvi capire che va a tempo, innanzitutto devo mettere a tempo questo. Qui col tab mi sposto, zoom, eccoci qua. Questa sarà una nostra battuta. Accidenti, ho sbagliato. Ho risbagliato. Oh, oggi sono proprio una sola, ragazzi. Scusatemi, sono veramente poco in forma, cazzo. Cioè, sono poco in forma, ma com'è possibile? Quindi questa sarà la nostra battuta 120. Che noi possiamo moltiplicare. Qui scrivo ragazzi un'automazione molto 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 casuale di e avrò legato al mio ritmo, chiaramente se lo metto su una traccia diversa faccio prima, ridisegno, vedete cosa succede? Il wobble cambia tempo con l'automazione che ho scritto, quindi questo signore è assolutamente antimusicale, è per farvi capire, poi sta a voi scegliere la velocità giusta del wobble, sceglierla quanto il cutoff deve essere incisivo, quanto taglia in alto e in basso, è tutto a vostro gusto. Io ora ho trovato questo tipo di soluzione. Questa è la costruzione di un wobble con Massive. Ne vado a fare un'altra più free, più gratuita, che potete fare tutti, perché solo per farvi capire meglio meglio le funzionalità di questo tipo di... Allora, questo è il nostro... fantastico sintetizzatore di Reaper, che è quello integrato. Mettiamo anche qui il transpose. Transpose, MIDI transpose. Bel suono ignorante. Poi mettiamo un non so più scrivere, Reaq, dov'è l'equalizzatore? Non lo trovo. Rea pitch. Rea gate, Reaq. Mettiamo un Reaq. Mettiamo che sul numero 4 noi mettiamo un low pass. E poi noi sul 4 diciamo parametro, gli facciamo dire di parameter modulation, ok, e noi gli andiamo a dire di fare un LFO andiamo magari a portarlo un pochino più su.
così scegliete quanto deve essere forte e qui scegliete in che range farlo lavorare. Chiaramente il tempo, anche qui c'è il tempo sync, quindi se voi andate a, questa è una battuta, queste sono due battute, mi sarebbe piaciuto andasse un pochino più veloce, però diciamo che questa è un po' l'idea del parameter modulation e del wobble in Reaper. Mi scuso di nuovo se non sono Skrillex, però queste sono le basi su cui poi voi potete perdere, oddio, in realtà guadagnare tutti i pomeriggi del mondo creando la vostra dubstep. Ricordatevi che per della buona dubstep è fondamentale il ritmo, oltre che semplicemente il wobble, e ci sono poi un sacco di regole nella dubstep. Ascoltatela in modo critico affinché riusciate a intravedere anche voi queste regole. Ci sono proprio della grammatica musicale anche in un genere così bizzarro come può essere quello della dubstep. Mi scuso di nuovo se i suoni non erano proprio alla moda, però sicuramente spero sia passato il metodo con cui affrontare questo tipo di cose. E allora grazie Riperiani per avermi seguito anche oggi, vi ricordo i miei contatti, @aneddoso85 su Twitter per seguire le mie avventure e se volete farmi delle brevi domande a cui vi risponderò molto più che volentieri, oppure su Facebook su @Riperiani. Volevo ringraziarvi tutti per il vostro supporto, vi posso chiedere una piccola cosa, magari iscrivetevi, condividete questo video, mettete mi piace, insomma tutte quelle cose per far crescere un po' i canali, mi piace quando ho pubblico e mi piace comunque aiutarvi, dato che le domande sono tantissime, spesso non riesco a rispondere a tutti, però faccio veramente il mio meglio affinché io possa veramente accontentare tutte le vostre richieste. Grazie ancora e alla prossima puntata.